Benvenuti su Teleregione Live, nuovo appuntamento con Civita, la rubrica di approfondimento della testata giornalistica della rete. Oggi è la giornata dei benvenuti, perché benvenuti su Teleregione Live, benvenuti a Civita, benvenuto a Michele Orecchioni, vicepresidente di Promocamera, azienda speciale della Camera di Commercio di Sassari, Nord Sardegna, e poi parleremo di un altro benvenuto che è benvenuto Vermentino, della rassegna enologica, ma direi a 360 gradi sul mondo del vino, che è andata in scena la settimana scorsa, dal 17 al 23 ottobre, un grande successo. Ne parliamo appunto col vicepresidente della Promocamera, Michele Orecchioni. Quindi sono stati 2 anni di pandemia che hanno fermato o quantomeno limitato Benvenuto Vermentino, che è arrivato quest'anno nel 2022 alla sua 8ª edizione ed è tornato alla grande, diciamo, in presenza. Devo dire un segnale di ottimismo anche, oltre che la ripartenza e quindi in presenza dopo la pandemia, anche la sfida è il segnale di ottimismo, perché siamo in una situazione economica, sociale, complicata, difficile, e certamente il mondo del vino, che è una delle eccellenze, dei settori trainanti dell'economia della Sardegna, dà una dimostrazione di essere sul pezzo, sul campo, per trainare turismo, enogastronomia, eccellenze della regione Sardegna. Che edizione è stata e qual è stato l'impegno di Promocamera, della Camera di Commercio di Sassari in Nord Sardegna, per Benvenuto Vermentino edizione 2022? Ma intanto la ringrazio e vi ringrazio per questa opportunità, perché è importante in questo momento dare un segnale, come diceva lei, di positività rispetto a tutto quello che ci circonda. Benvenuto Vermentino, alla sua 8ª edizione ormai, è stata quest'anno una rassegna molto positiva, molto importante, perché abbiamo ricevuto un sacco di feedback positivi dalle cantine che hanno partecipato, sia agli incontri B2B, sia alle esperienze in cantina che quest'anno per la prima volta abbiamo cercato di mettere in piedi, anche per dare un segnale non solo al prodotto finito, alla bottiglia che vediamo noi esposta nei ristoranti, nei bar, nei locali che comunque offrono questo tipo di degustazione, ma anche per cercare di aprire il mondo che sta a monte della bottiglia, ossia la cantina, appunto raccontando ciò che viene fatto appunto nella vigna e come viene prodotta questa bottiglia. Devo essere sincero, avevamo serie preoccupazioni, perché comunque dopo 2 anni di pandemia, nel 2020 abbiamo completamente saltato a pie pari l'edizione, perché non è stato possibile organizzare nulla. Nel 2021 abbiamo sì organizzato qualcosa, però con evidenti difficoltà. Il 2022 è stato veramente l'anno della ripartenza, quindi siamo orgogliosi dei risultati che sono stati portati a casa. Ci tengo a sottolineare sia soprattutto il Comune di Olbia, che ha dato e continua a dare un apporto notevole all'organizzazione e alla buona riuscita di questa edizione, il Consorzio del Vermentino di Gallura, che comunque da sempre partecipa a questa rassegna, e poi permettetemi anche di ringraziare Promocamera, perché ha fatto un lavoro eccezionale anche quest'anno. Sì, diciamo, stavamo dicendo che oltre al Comune di Olbia quest'anno c'è anche la partecipazione del Comune di Arzachena, che è una novità assoluta. Abbiamo citato il Consorzio di Tutela del Vermentino di Gallura DOCG, tra l'altro l'unica DOCG sarda, poi parleremo anche di questa eccellenza, e ovviamente citiamo anche le associazioni di categoria, Confartigianato, CNA, che hanno dato una grossa mano. Poi parleremo anche degli eventi collaterali, che poi sono stati in effetti eventi centrali, certo, della stessa rassegna, e poi ovviamente l'AIS, cioè l'Associazione dei Sommelier, che attraverso appunto la Gallura ha dato un contributo importante alle degustazioni, che sono stati un momento centrale della manifestazione. Io partirei da una caratteristica di questa edizione, che oltre al ricco calendario di cui parleremo, ha visto poi le azioni in materia di export e internazionalizzazione, di cui lei faceva un cenno. Certamente il mercato è estremamente sfidante, le etichette sono tante, la concorrenza è tanta, la qualità fortunatamente è alta. Quanto è importante in Benvenuto Vermentino e in assoluto mettere in relazione i produttori
nella commercializzazione, nel marketing, nell'export sardi col mondo, perché veramente in questo caso è giusto parlare di mondo. Tra l'altro c'è stata Benvenuto Vermentino 2022, è giusto rimarcarlo questo, anche una delegazione proveniente dalla California, quindi dagli Stati Uniti, che ha seguito proprio la rassegna, la manifestazione, per vedere, insomma, e prendere anche spunto. Certo. Questo credo che sia un elemento molto importante, perché è chiaro che la Sardegna ha 1.300.000 abitanti scarsi, è ovvio che per avere redditività bisogna puntare sui mercati esteri, nel mondo del vino e in tanto altro, se si fosse capaci di farlo. Nel mondo del vino si è capaci di farlo, diciamo. Assolutamente sì. Beh, diciamo che l'internazionalizzazione è un aspetto fondamentale di Promocamera. Lavora già a un sacco di progetti, appunto, che hanno questo obiettivo. Quest'anno sono stati organizzati due incontri B2B con 30 buyer provenienti da tutte le parti d'Europa, ma anche del mondo, che appunto hanno avuto la possibilità di conoscere, apprezzare, degustare anche i prodotti, diciamo, di nicchia, perché per una cantina di un certo peso è facile aprirsi a mercati internazionali. Per cantine magari piccole che stanno iniziando da poco questo diventa difficile. Quindi l'obiettivo di Promocamera, l'obiettivo di Benvenuto Vermentino in questi anni sta diventando proprio questo, quello di aiutare le piccole cantine a proporsi in mercati che altrimenti da soli, diciamo, risulterebbero complicati. L'azione dei sommelier di ICE è fondamentale, perché serve per spiegare appunto quelle che sono le caratteristiche organolittiche del vino, quelle che sono le caratteristiche anche del territorio, perché quando spiegano il vino poi abbinano anche tutte le caratteristiche che abbiamo nel nostro territorio e che molte volte vengono sottovalutate. E quindi diciamo che questa edizione di Benvenuto Vermentino si è distinta soprattutto per queste due giornate di B2B, che hanno veramente dato un tocco in più all'edizione rispetto a quella degli ultimi anni. Mi riallaccio a quanto lei diceva relativamente alle degustazioni tecniche guidate che si sono svolte al Museo Archeologico di Olbia nelle giornate del 20 e del 21 ottobre, appunto con i sommelier della Scallura, dove sono stati presentati, c'è stata appunto la guida alla degustazione, dei vermentini non soltanto di Sardegna, perché poi ricordiamoci che Benvenuto Vermentino, nonostante la DOCG gallurese, il vermentino di Sardegna, siano delle eccellenze assolute, però ovviamente il vermentino è un vitigno che è presente in altre parti d'Italia, e le degustazioni hanno riguardato i vermentini di Liguria, Toscana, Corsica e anche altre etichette internazionali di vitigni, comunque diciamo di vermentino, anche se sono vermentini diversi. Quanto è la forza trainante? Perché il vermentino è veramente un marchio, è un'etichetta, no, non è più solo un vitigno, è qualcosa che rappresenta il territorio e direi anche una bandiera della Sardegna all'estero. Quanto è importante avere e valorizzare un vitigno di questo tipo, anche grazie ovviamente alla DOCG che dà una caratura internazionale a questo tipo di vitigno? E quanto è importante il Benvenuto Vermentino, certo, alla luce di questo? Allora, è vero, ci sono un sacco di vermentini in altre regioni, ma anche in altre parti del mondo, la California, Sudafrica, ormai stanno copiando, che poi non stanno copiando, stanno facendo delle esperienze diverse, perché poi le caratteristiche del nostro vermentino non hanno uguali da nessuna parte. Tant'è vero che adesso il territorio della Gallura sta attraendo imprenditori che vengono qui, acquistano terreni e poi iniziano a produrre vermentino col marchio Vermentino di Gallura. È importante puntare sul vermentino, perché a parte il fatto che il vermentino dalle ultime analisi del mercato risulta il settimo vino più venduto d'Italia, e questo penso che sia un grandissimo risultato del quale andare fieri, perché comunque si scontra col Barolo, con l'Amarone, insomma con vini che hanno un'importanza e un lavoro grande storia, grande qualità, assolutamente sì. E poi la caratteristica che un po' le accomuna è una connotazione territoriale molto marcata. Esatto. Infatti ci sono chiaramente dei consorzi di tutela che poi applicano anche a livello turistico, quindi vendono il brand di quel tipo di vitigno.
che è una cosa che si sta cercando di fare anche in Sardegna con l'enoturismo. Assolutamente, l'obiettivo è proprio quello, legare la Gallura al Vermentino, anche se poi è vero che ci sono anche da altre parti, in altre parti della Sardegna, però certo, non hanno il riconoscimento come ce l'ha il Consorzio del Vermentino di Gallura. Sì, diciamo che durante la conferenza stampa di presentazione, 2 settimane fa, era presente l'assessore al turismo e ai grandi eventi del Comune di Olbia, Marco Balatta, che ha rimarcato l'importanza di una manifestazione come questa, che tra l'altro ha una durata importante, perché di fatto dura 1 settimana, in un periodo che un tempo si dicevano, no, i mesi di spalla. Ormai ottobre va considerato un mese turistico a tutti gli effetti, si sta già scavallando un po' su novembre. E quindi si è parlato di animazione urbana. Io dico soltanto un po' del programma, delle iniziative che si sono svolte la settimana scorsa, perché c'è stato Shopping Vermentino, quindi con le attività commerciali che hanno appunto proposto ai clienti di bere un bicchiere di Vermentino, la pericena Vermentino, spettacoli, mostre, eventi. Poi c'è stata la Shopping Night il 21 e il 22 ottobre, quindi con le attività commerciali che hanno chiuso intorno alla mezzanotte, sempre con percorsi anche di degustazioni legati al Vermentino. Quanto è importante per voi, che comunque siete un'azienda speciale della Camera di Commercio del Nord Sardegna, che quindi puntate sugli eventi, quanto è importante avere un evento così connotato, con un seguito così importante, in un periodo temporale di 1 settimana a ottobre, anche per il turismo e quindi per allungare la stagione? Una frase che è un po' inflazionata, che però rende abbastanza l'idea. No, rende l'idea, anche perché Benvenuto Vermentino nasce con questo intento, cioè quello di cercare di destagionalizzare un po' gli eventi, per non concentrarli tutti nella stagione estiva. Quindi quest'anno ancora di più abbiamo puntato sulla fine di ottobre, proprio per cercare di, poi ci ha assistito anche il bel tempo, quindi siamo stati fortunati anche da questo punto di vista. Però è molto importante destagionalizzare gli eventi, è molto importante organizzare eventi che abbiano una durata di 1 settimana, perché anche questo non è scontato. Le prime manifestazioni di Benvenuto Vermentino si riducevano a 2 o 3 giorni, perché comunque è complicato e complesso organizzare 1 settimana di eventi calendarizzati così ricchi. Ora, l'obiettivo del prossimo anno appunto è quello di, a parte il Comune di Arzachena che ha già aderito quest'anno, anche se marginalmente, però l'obiettivo del prossimo anno è quello di allargare appunto la manifestazione a più comuni che comunque riguardano la Gallura e che hanno a che fare col Vermentino. Mi viene in mente Calangianus, Arzachena, Telti, Monti, comunque questo è l'obiettivo, allargare a più comuni e cercare di aumentare anche i giorni possibilmente destinati all'evento. Sì, che voglio dire, rappresenta un pochettino quello che è un modello, no, diffuso, che è stato applicato anche in altri tipi di manifestazioni, le strade del Vermentino per esempio, che però diciamo ha un tratto comune, no? Quello della valorizzazione delle cantine, quindi dei diversi territori. Perché ecco, questo è una curiosità che ho. Qual è la potenzialità dell'enoturismo, quindi legato anche a manifestazioni come questa e alla scoperta delle cantine? Qual è la potenzialità? Quanto c'è di espresso in questo momento in questa potenzialità da parte delle cantine e quanto di inespresso? Dal vostro punto di vista, voi avete una platea privilegiata, certo, no, per analizzare il mercato. Sull'enoturismo, che cosa è stato fatto e che cosa c'è ancora da fare? Allora, sull'enoturismo si è fatto tanto, perché comunque si partiva quasi da zero. Si è fatto tanto, ma secondo me siamo solo al 10% delle potenzialità che questo territorio può esprimere. Basti pensare al fatto che comunque noi per il primo anno in questa edizione abbiamo aperto alla visita in cantina, mentre in altre regioni questo tipo di iniziative si facevano da 20 anni. Quindi l'obiettivo appunto è quello di sviluppare il maggior indotto possibile da questo punto di vista per l'enoturismo. Mi viene in mente adesso anche a tutte le esperienze che si fanno anche in Toscana, dove la gente può andare a cenare direttamente in vigna, oppure addirittura anche dormire nelle ormai
famosi bocbotti che vediamo nelle cantine. Quindi da questo punto di vista io penso che la Gallura, le cantine e Promocamera e Camera di Commercio possano e debbano fare molto di più. Ovviamente un passetto alla volta, anche perché come abbiamo ricordato all'inizio è stato un anno difficile, veniamo dal Covid, la crisi che comunque stiamo conoscendo, l'inflazione che sta aumentando giorno per giorno, quindi è difficile far coincidere tutto, però pian piano diciamo che i risultati li stiamo portando a casa e soprattutto lo stanno portando a casa le cantine, che poi è la cosa più importante per noi. Esatto, c'è stato un passaggio anche istituzionale che è il protocollo d'intesa che ci sarà tra la Camera di Commercio di Sassari in Nord Sardegna, l'azienda speciale appunto Promocamera, il Comune di Olbia e il Consorzio di tutela del Vermentino di Gallura di OCG, che riguarda la realizzazione di un programma di attività finalizzato all'innovazione, lo sviluppo economico e sociale del territorio e dare impulso al patrimonio enogastronomico, artigianale, turistico e culturale della Gallura. In che cosa consiste in azioni pratiche questo? Un primo esempio l'abbiamo visto proprio nel programma di Benvenuto Vermentino di quest'anno, con il coinvolgimento fattivo di Confartigianato e CNA, poi abbiamo visto che c'è stata anche una mostra del riciclo, quindi tutta una serie di iniziative e attività legate anche alla parte artigiana. Ricordiamoci che nel mondo del vino la parte degli artigiani, artigianale, è una parte molto importante, perché comunque diciamo che la produzione poi diventa industriale, ma parte da una base sempre artigianale e da conoscenze anche dell'artigiano, dell'agricoltore, del suo territorio. In che cosa consiste e quali benefici potrà portare per il territorio questo protocollo d'intesa? Beh, intanto hanno partecipato quasi, anzi tutte le associazioni di categoria, da CIA, Coldiretti, Confagricoltura. Sì, è importante questo, perché sì, poi il protocollo d'intesa serve a sancire anche questo tipo di appunto sinergia tra le associazioni di categoria, il Comune, Promocamera, Camera di Commercio e il Consorzio del Vermentino insieme a tutte le associazioni. È importante perché finalmente si è messo nero su bianco quello che è l'obiettivo appunto di tutti questi soggetti interessati alla realizzazione di Benvenuto Vermentino. Non è più un accordo diciamo verbale come succedeva fino alla passata edizione, ma finalmente c'è un testo scritto nel quale tutti gli enti assumono e appunto si mettono a disposizione ciascuno per il proprio ambito di interesse nel far sì che appunto questa edizione e le prossime edizioni risultino sempre vincenti. L'obiettivo adesso, come ho detto prima, è anche quello di far sì che questo protocollo d'intesa venga firmato anche da altri comuni. Quindi diciamo inclusivo anche da un punto di vista di enti territoriali. Lei ha sottolineato una cosa giusta, io ovviamente ho citato Confartigianato e CNA perché mi focalizzavo sulle mostre di artigianato artistico che ci sono state durante la manifestazione, però ricordiamoci che sono state coinvolte pienamente anche le associazioni agricole, perché diciamo che il mondo del vino è legato fortemente chiaramente all'agricoltura e quindi volevo accennare appunto, perché tra l'altro durante questa edizione di Benvenuto Vermentino c'è stata l'attività di comunicazione e promozione legata appunto alle azioni di marketing, laboratori open food che sono stati laboratori che hanno coinvolto anche i ragazzi degli istituti scolastici, sì, show cooking e storytelling, perché lo show cooking sappiamo che è uno degli strumenti fondamentali di promozione, dove si cucina il cibo e si consuma insieme ovviamente al vino e all'abbinamento coi vini, e poi proprio le mostre di artigianato artistico di qualità e la mostra di opere d'arte Benvenuto Riciclo, che si è svolta, la gran parte di queste sono svolte nei locali del Museo Archeologico, che dimostra ancora una volta a Olbia di essere un luogo inclusivo anche questo, di varie iniziative e di vari momenti di cultura a 360 gradi. Quindi tantissime cose, come siete riusciti a metterle assieme? Certamente c'è stato un lavoro sinergico, ma quanto è complicato diciamo riuscire a costruire tutto questo? Perché io ho detto che una settimana può sembrare tanto tempo, però con tante cose e magari il tempo non è neanche poco, infatti lei diceva è anche poco, magari infatti lei diceva
che l'idea è anche quella di allargare il periodo temporale della manifestazione. Assolutamente. Beh, diciamo che non è stato semplice, ma poi è diventato facile proprio perché tutte le associazioni hanno aderito, tutte le associazioni hanno collaborato con idee, con progetti, con risorse anche proprie, perché comunque Benvenuto Vermentino è una manifestazione che porta via non solo energie fisiche ma anche economiche, quindi è necessaria veramente la partecipazione di tutti. Un grande ruolo lo ha svolto, come ho detto prima, il Comune, perché ha messo a disposizione ancora una volta i propri edifici e le vie del centro. E quindi si riesce a portare a casa un risultato come quello di quest'anno solo grazie all'aiuto di tutti. Poi ovviamente Promocamera ci ha messo del proprio, io non smetterò mai di ringraziare il nostro direttore Gigi Chessa, perché è veramente una macchina da guerra, quando si tratta di organizzare eventi lui è sempre in prima linea. No, magari insomma ovviamente lei non lo dice perché... se no, per una questione anche di modestia, però io posso dire, perché è stato detto ufficialmente in conferenza stampa, la Camera di Commercio di Sassari, Nord Sardegna, ha investito 200.000 euro esatto. In questo evento, e dire certe volte delle risorse che si mettono a viaggiare sul territorio, visto che comunque sono eventi che creano indotto, come abbiamo detto, credo che sia importante, perché anche questa è una dimostrazione. Spesso diciamo, esiste anche una polemica sul territorio allargato, no? Sassari in Nord Sardegna. Credo che questa sia la sinergia che si è creata tra la Camera di Commercio di Sassari in Nord Sardegna e il Comune di Olbia, dimostri che comunque un territorio come quello della Gallura è ben inquadrato. Poi vabbè, il suo cognome tradisce le origini evidentemente galluresi, però è chiaro che anche in un ente camerale come quello che ha la sua sede a Sassari, però la Gallura sia un centro fondamentale per le caratteristiche che ne fanno un territorio di eccellenza a livello turistico, credo non, certamente a livello nazionale e direi anche a livello europeo, visto i numeri. Ma la ringrazio per questa puntualizzazione, perché è vero, si percepisce il campanilismo, no? Tra la Gallura e il sassarese, e soprattutto si percepisce anche magari in modo errato all'interno della Camera di Commercio. Come ha detto lei, sono stati investiti 200.000 euro, cosa che è più unica che rara all'interno di manifestazioni organizzate da Camera di Commercio. Quindi Benvenuto Vermentino è a tutti gli effetti la manifestazione che porta via più tempo e più risorse economiche alla Camera di Commercio, e quindi questo credo che sia un segnale di quanto Camera di Commercio e Promocamera credano in un territorio come quello della Gallura, che poi è il volano dell'economia non solo del Nord Sardegna ma anche di tutta la Sardegna. Faccio un passaggio, ne abbiamo già accennato, sul un altro evento che ha fatto parte della settimana del Vermentino, di Benvenuto Vermentino, che sono le esperienze in cantina, cioè ci sono state delle visite guidate per appassionati nelle cantine aderenti all'iniziativa, con degustazione del Vermentino di Gallura di OCG in compagnia dei produttori. Credo che anche questo sia un segnale, perché abbiamo parlato dell'enoturismo, abbiamo parlato delle cantine organizzate che già fanno anche accoglienza legata esatto. al mercato del vino, però ci sono tante cantine che hanno grandi potenzialità e che ancora su quel mercato non sono entrate. Questo tipo di esperienza e questo diciamo fare essere voi agevolatori del contatto tra consumatore, cliente e cantine, credo che sia uno di quei passaggi di cui lei parlava prima per arrivare poi a strutturare un tipo di accoglienza legata al vino che in altre regioni italiane esiste da più tempo. Sì, appunto, quest'anno è stata una sorta di prova, perché non avevamo mai organizzato delle visite o comunque delle esperienze in cantina. Ci abbiamo creduto, ci hanno creduto soprattutto le associazioni agricole, io rappresento anche un'associazione agricola, quindi il nostro intento era proprio quello, oltre al prodotto finito che è la bottiglia, che appunto noi vediamo come prodotto fruibile sul momento, a noi associazioni agricole interessava soprattutto far vedere quello che c'è dietro il lavoro appunto della bottiglia, quindi aprire le cantine, far vedere appunto il lavoro che tutti gli agricoltori svolgono
in vigna, perché comunque è un lavoro faticoso, fatto di professionalità, di esperienza, di sacrificio, e quindi che va valorizzato. Anche qui ci sono tantissimi margini di crescita, perché riuscire a far venire turisti in cantina, non solo turisti ma anche gente interessata appunto alla degustazione del vino, è un aspetto sul quale dobbiamo lavorare tanto e possiamo crescere ancora di più. Sì, diciamo che questa è certamente una delle sfide che attendono gli operatori, i produttori galluresi e del Nord Sardegna per il futuro. Prima di chiudere volevo farle una domanda. È emerso nella presentazione della manifestazione, ma certamente una delle caratteristiche è quello della sostenibilità e quindi anche della transizione energetica. In un momento di estrema difficoltà dal punto di vista energetico, le cantine produttrici di vino sono delle aziende a tutti gli effetti che quindi hanno un impatto energivoro per quanto riguarda la loro produzione e anche ovviamente i loro conti. Devo dire che è stato detto in conferenza stampa, sottolineato da parte di Daniela Pina, presidente del consorzio del Vermentino di Gallura di OCG, che c'è una grande sensibilità da parte delle aziende sul fotovoltaico, quindi sulla produzione di energia da fonti rinnovabili, che rappresenta un duplice senso, quello di ovviamente ridurre l'impatto del costo del gas in questo momento, ma anche di avviare una transizione energetica verso le fonti rinnovabili. Questo credo che sia anche una delle sfide per il futuro delle aziende vitivinicole, cioè credo che sia una delle prove che le attende per il futuro. Secondo lei che tipo di margini ci sono di crescita in questo senso? È vero, e c'è da dire anche che grazie anche dei finanziamenti regionali alcune cantine si erano già portate avanti con questo tipo di discorsi, cioè quello della sostenibilità, perché comunque la crisi che stiamo vivendo adesso ci ha colpito, ci ha travolti nel giro di 2-3 mesi, quindi chi non era strutturato prima adesso ha necessità di tempi un pochettino più lunghi per potersi mettere comunque in carreggiata con questo tipo di discorso. Molte cantine però avevano già puntato sulla sostenibilità energivora, appunto sfruttando bandi nazionali e regionali per quanto riguarda l'installazione di pannelli fotovoltaici oppure anche di dell'eolico, che comunque si trova sempre più spesso nelle nostre campagne. Quindi da questo punto di vista diciamo che il settore del vino ha fatto già dei passi in avanti. Ovviamente non bastano, perché comunque vanno accompagnati anche da altre azioni che mirano alla sostenibilità. Mi viene in mente adesso anche il discorso che sta facendo sul biologico. Molte cantine stanno investendo sul biologico proprio per evitare l'impatto appunto dei fitosanitari, dei concimi chimici, che comunque da una parte sono sempre più difficili da reperire sul mercato, ovviamente quando si trovano hanno dei prezzi che ormai sono fuori da quella che può essere la competitività, quindi andare sul biologico è un'altra via che molte cantine stanno cercando di intraprendere. Certo, la strada è tracciata, bisogna prenderla e ovviamente affrontare le sfide che i mercati globali di fatto impongono. Siamo arrivati in chiusura, quali sono gli auspici per Benvenuto Vermentino 2023? Sulla base di questa edizione 2022, che è stata un'edizione di indubbio successo, che cosa pensate di fare? Immagino ci sia una linea di continuità, ma che cosa, se c'è qualche piccola anticipazione, quale novità ci può essere, oltre il coinvolgimento immagino di un sempre più alto numero di cantine e poi diffondere più nel territorio, come ci ha già intanto, in parte detto. Benvenuto Vermentino si è sempre caratterizzata perché ogni anno è cresciuta in qualcosa, quindi il prossimo anno ovviamente l'obiettivo è quello di crescere coinvolgendo altri comuni, coinvolgendo anche altri buyer, coinvolgendo anche altre realtà che stanno investendo appunto sul nostro territorio, che vengono anche per copiarci. Lì all'inizio ho fatto riferimento a una delegazione statunitense, californiana, sì, che è venuta per cercare di capire appunto i segreti dell'edizione, della manifestazione di Benvenuto Vermentino, perché la vorrebbero riproporre negli Stati Uniti. Quindi il nostro obiettivo è quello di rimanere ovviamente al passo con i tempi e probabilmente di tracciare ogni anno
una rotta sempre più ambiziosa. Perfetto, siamo arrivati in conclusione. Grazie a Michele Orecchioni, vicepresidente di Promocamera, azienda speciale della Camera di Commercio di Sassari Nord Sardegna. Grazie ai telespettatori per la vostra attenzione. L'appuntamento con Civita è per tutti lunedì alle 21 su Teleregione Live. Ci potete seguire sul canale 88 del Digitale Terrestre oppure sui nostri canali social. Grazie, alla prossima.